Benessi, quindi benvenuti in questo nuovo video. Siamo qua in questo video per andare un po' a parlare delle ufficialità di mercato e quest'oggi diverse ufficialità. Mercato che sta andando sempre più avanti, ormai siamo praticamente arrivati a metà gennaio, quindi diverse ufficialità, ce ne aspettiamo sempre di più nel corso dei prossimi giorni, però anche quest'oggi diverse notizie qua e là di cui andare a parlare. La prima in casa Barcellona, perché c'è un rinnovo molto molto importante. Umtiti infatti rinnova con il club di Laporta. Stiamo parlando di un difensore classe 93 che rinnova per i prossimi 5 anni fino al 2026, contratto che è in scadenza nel 2023, quindi prolungato di ulteriori 3 anni con adeguamento al ribasso. Ciò vuol dire che gli viene abbassato lo stipendio. Quindi Umtiti, così come Jordi Alba, Piqué e Busquets fecero qualche mese fa, si immola per la causa Barcellona e si taglia una parte di stipendio per poter permettere al Barça di tesserare, anzi registrare Ferran Torres, tanto che infatti è arrivata anche la registrazione ufficiale grazie proprio a questo riadeguamento de dello stipendio, ma al ribasso per Umtiti, difensore che alla fine è un buon difensore, non che sia un fenomeno assoluto perché anche lui ha delle carenze importanti, soprattutto se in coppia con un difensore magari non troppo esperto oppure altrettanto al suo livello, quindi non altissimi livelli, va un po' in difficoltà. È un giocatore comunque importante, rinnovo importante, più che altro è rilevante, come vi dicevo, il taglio dello stipendio che permette al Barça di registrare Ferran Torres. A questo punto però parliamo di un colpo nel River Plate, un River che si sta rafforzando molto in quest'ultimo periodo e ufficializza un colpo di mercato molto intrigante, anche perché lo strappa alle grinfie del Boca Juniors, squadra sempre i rivali comunque storici del River, il superclassico argentino è proprio Boca Juniors River Plate, e il River si assicura le prestazioni di Pochettino, che non è l'attuale mister del Paris Saint-Germain, ma bensì stiamo parlando di un centrocampista classe 1996 che arriva direttamente dall'MLS, arriva in prestito dall'Austin, sarà in prestito in Argentina per tutta la stagione, centrocampista con buone qualità, giocatore ancora nel pieno della carriera, che farà quindi questa stagione in Argentina con il River, cercando di lottare su tutti i fronti per vincere, perché poi il River certamente vorrà vincere un po' tutte le competizioni possibili. Colpo molto molto importante, anche perché, ripeto, c'era l'interesse del Boca che voleva portarselo via, alla fine il River lo ufficializza. Sempre parlando però di River Plate, negli ultimi giorni vi ho parlato del colpo Mammana. Arriva un altro giocatore per rinforzare la difesa. Dopo Mammana, come vi dicevo, ex Zenit, è ufficiale l'arrivo di González Pires. González Pires, stiamo parlando di un difensore centrale, classe 1990, vediamo un attimo se lo... sì, 1992, che si accasa ufficialmente a River Plate, quindi terzo colpo di mercato dopo Mammana, Pochettino di cui abbiamo appena parlato. Arriva anche González Pires, giocatore che ha giocato proprio in MLS all'Inter Miami, e proprio dall'Inter Miami, tra l'altro anche no, chi è? Di no, scorso, c'era un ex calciatore del campionato inglese comunque che ha, non mi ricordo chi è il presidente dell'Inter Miami, di chi è? C'è un ex calciatore che ha giocato in Inghilterra, molto molto famoso, che vabbè, non mi ricordo adesso, però fatto sta che arriva dall'Inter Miami González Pires, difensore classe 92, che firma un contratto particolare perché arriva in prestito biennale, quindi per le prossime 2 stagioni il River si assicura le prestazioni di un difensore di livello, un difensore che ha esperienza, che ha giocato soprattutto in MLS adesso si affaccerà a questo campionato di argentino e ovviamente poi alla Copa Libertadores con obiettivi importanti, e un River che ha fatto colpi di mercato di livello, perché lo stesso Mammana sempre indietro, buon difensore centrale, Pochettino abbiamo appena parlato, quindi attenzione perché il River conferma le volontà di fare una stagione importante. González Pires rimarrà poi per 2 stagioni, a meno che il prestito non venga rescisso, però alla fine
un'operazione sicuramente di mercato importante, rilevante per il River Plate. Detto questo, altra notizia, una cessione, anzi uno spostamento di un giocatore che ha militato in Italia per qualche tempo, e stiamo parlando di Božinov, giocatore che ha rescisso il contratto qualche mese fa con il Levski Sofia e si accasa ufficialmente ad un'altra squadra di Sofia, della capitale bulgara, il Septembri, squadra della Serie B bulgara, che quindi si assicura le prestazioni di un Božinov che ormai è un po' sulla limite della fine della carriera, ormai è arrivato anche lui alla veneranda età di 35 anni, attaccante classe 86 che giocherà la prossima stagione a Septembri, però vediamo un po', sicuramente in Serie B bulgara potrà fare molto bene, ex giocatore di Parma e Fiorentina che ha delle qualità importanti, nonostante poi l'età avanzata, dovesse riuscire a calarsi un po' nella categoria, può ovviamente dare una mano importante a un Septembri che con lui può ambire anche qualcosa di importante. Non è scontato, però vediamo un po'. Božinov quindi riparte dopo qualche mese di stop. A questo punto, colpo molto intrigante siglato da parte del REM, squadra che milita nel campionato di Ligan, perché è ufficiale l'arrivo di Cajuste. Stiamo parlando di un centrocampista, classe 1999, che firma un contratto quinquennale fino al 2026 con il REM, e la cifra di acquisto è pari a 10 milioni di euro. Un'operazione molto molto intrigante perché arriva da un Midtjylland che sta prendendo un po' di pezzi perché in realtà ha ceduto anche diversi altri calciatori, se non mi ricordo male è arrivato pure Losl, scusate, Losl è andato al Brentford, mi sembra, comunque in Premier League, e il Midtjylland l'ha perso, quindi adesso cede anche un giocatore come Cajuste che era fondamentale nel progetto della squadra, e lo cede però per una cifra importante, perché poi 10 milioni sono tanti, un REM che si assicura le prestazioni di un giocatore di livello, ancora giovane, che al Midtjylland ha sempre fatto bene in questi ultimi anni e che adesso fa il salto di qualità in un campionato difficile come la Ligan, ma che ha le potenzialità, in cui ha le potenzialità per far bene. Operazione molto molto intrigante, tra l'altro giocatore di nazionalità svedese che quindi si accasa al REM e vediamo se riuscirà a trovare spazio fin da subito. Spostandoci un attimo in Bundes, c'è da parlare di un colpo siglato dal Mainz, perché è ufficiale l'arrivo di Kaci, terzino classe 1997 che firma un contratto quinquennale con il Mainz e arriva a titolo gratuito a zero, tanto che infatti è il primo colpo di mercato per la sessione estiva. Era infatti in scadenza Kaci con lo Strasburgo, ormai non era più nei piani tecnici del mister e quindi era in scadenza, è Strasburgo che non ha voluto rinnovare il contratto e Mainz che subito si è trovato sul calciatore e lo ha prenotato. Quindi dal 1° luglio diventerà nuovo calciatore del Mainz. Nel frattempo giocherà ancora con lo Strasburgo, lì continuerà comunque a fare qualche partita se poi riuscirà a ritagliarsi un po' di spazio e poi da giugno diventerà un calciatore, anzi dal 1° luglio diventerà un calciatore del Mainz in Bundes. Profilo molto intrigante, giocatore ancora giovane perché è un classe 97, per di più è un colpo a zero, quindi sicuramente importante, terzino che può dare molto, che poi sia che sia Serie B che sia Bundesliga per un Mainz che come ogni anno poi lotta per evitare la retrocessione, anche se sta diventando sempre più complicato riuscire in questo obiettivo. A questo punto però, detto questo, diverse altre notizie. In Serie A infatti è ufficiale l'approdo di Conti alla Sampdoria, primo colpo di calciomercato anche della Samp, che tra l'altro ancora sta avendo problemi con i Yattaren, vediamo dove andrà, si parla di Vitesse, e detto questo, ufficializza l'arrivo di Conti. Andrea Conti, stiamo parlando di un terzino classe 1900. 94 che firma un contratto fino al 2022, quindi praticamente di 6 mesi con la Samp, arriva direttamente dal Milan, cifre non annunciate ma credo che siano abbastanza basse, un giocatore che sono praticamente 2 anni che non gioca mai con grande continuità per via di problemi muscolari,
infortuni vari. Dopo che ha fatto ottimi anni all'Atalanta, il Milan lo ha preso puntandoci molto, ma negli ultimi anni non ha trovato, ripeto, mai spazio, dato perché fosse scarso anche per limiti importanti. Però c'è da dire che, non avendo giocato mai con grandissima continuità, non ci si può neanche aspettare che faccia ste grandi partite, ste grandi prestazioni. Adesso riparte alla Samp con l'auspicio per lui che possa trovare spazio, e alla fine va a sostituire anche De Paoli, perché io vi ricordo che la Samp ha ceduto De Paoli al Verona in prestito, terzino destro, e proprio in quella casella di terzino destro, numericamente parlando, la Samp aveva bisogno di un calciatore che potesse coprire un buco, e questo buco viene coperto proprio da Conti, giocatore non più giovane ormai, ma ancora più nella carriera, perché non è definibile come giovanissimo, ma 27enne, quasi 28enne, è comunque ancora relativamente giovane nel pieno della carriera, che ha delle buone qualità, perché poi Conti non è scarso. Il discorso è relativo agli infortuni. Riuscirà a trovare continuità? Secondo me, se trova continuità, può anche fare bene a una realtà come la Samp, che quest'anno sta facendo anche abbastanza male. Però vediamo, il discorso è sempre relativo a quello. Riuscirà a non infortunarsi? Purtroppo per lui la sua carriera è caratterizzata da tantissimi infortuni. Detto questo, diverse operazioni siglate anche dal Parma, perché c'è da parlare di tre notizie: due contratti professionistici ed un colpo. Per quanto riguarda i contratti professionistici, è ufficiale Circati, difensore classe 2003, e Ancra, centrocampista classe 2002, firmano il loro primo contratto professionistico con il Parma, entrambi fino al 2024, quindi 3 anni per loro. E dopo aver fatto bene nei diversi settori, nel settore giovanile del Parma, sia Circati che Ancra ottengono questo premio, diciamo, il contratto professionistico, a cifre ovviamente molto molto basse, ma chissà che non possano anche essere chiamati in prima squadra da parte di mister Iachini, adesso che, vabbè, non è che servisse per forza il contratto professionistico, però adesso che hanno il contratto professionistico dimostra che la società ci punta, e ripeto, chissà che non possano trovare più continuità anche in prima squadra. Ma nel frattempo il Parma sigla il primo colpo di mercato di questa sessione invernale. È infatti ufficiale l'arrivo di Costa, terzino classe 1996, se non mi ricordo male. Adesso ve lo vado anche a dire, se lo trovo. Scusate, classe 1995, che arriva in prestito con diritto di riscatto dal Napoli. Diritto di riscatto, cifra del diritto non annunciata, ma è un'operazione sicuramente importante. Un giocatore che piaceva anche a qualche calabrese, forse il Crotone, non mi ricordo, terzino comunque di categoria assolutamente, giocatore che mi sembra, anzi, piacesse al Catanzaro di Serie C. Comunque, al di là di questo, giocatore che dopo aver fatto una prima parte di stagione un po' sottotono in quest'anno, ha giocato, se non mi ricordo male, a Bari. Adesso aspetta un attimo che vado a dire, perché non mi ricordo onestamente, però è un giocatore che ha giocato a Bari con Vivarini in Serie C, e ha giocato anche sempre con Vivarini all'Entella, nell'anno in cui poi l'Entella fallì, fece male e retrocesse. E detto questo, stiamo parlando comunque di un terzino di categoria. Costa assolutamente lo posso definire un terzino di categoria, ancora nel pieno della carriera, perché è relativamente giovane, è un classe 95, non lo possiamo definire certamente un giocatore anziano oppure giovanissimo. Assolutamente profilo intrigante per un Parma che va a rafforzare la corsia di sinistra. Terzino sinistro che al Napoli è rimasto al Napoli, però non trovando praticamente mai spazio, perché al Napoli giustamente non è che abbia trovato chissà quale spazio in Serie A, e per questo motivo adesso arriva questa cessione in prestito proprio al Parma, che pubblicità, proprio Parma che ci punta. Tra l'altro, ripeto, ha inserito anche un diritto, quindi eventualmente il Parma si serve diritto di riscattarlo. Detto questo, altre notizie, le ultime due: colpo del Vicenza, ufficiale l'arrivo di Da Cruz, Vicenza che quindi strappa Da Cruz al Cosenza. Stiamo parlando di un attaccante classe 97 che arriva proprio dal Parma in prestito con diritto di riscatto. Attaccante ex Ascoli, ex Spezia, ha giocato in queste due squadre di Serie B, ha giocato in questa prima parte di stagione a Santos Laguna. Diverse esperienze un po' particolari per lui,
che torna quindi dopo la, parentesi al la parentesi in Messico, torna in Serie B e lo fa con il Vicenza, una squadra che è messa molto male in classifica, ma che i Balzaretti sta cercando di rafforzare in tutti i modi, di rimpinguare, ma più che di rimpinguare direi di rafforzare e migliorare in tutti i reparti. Una squadra che sia numericamente che qualitativamente parlando ha bisogno di rinforzi, e certamente da Cruz è uno di quei rinforzi che alza il livello della squadra, perché è un attaccante importante con ottime qualità, imprevedibilità, più seconda punta che prima punta di peso, e un giocatore che può comunque cambiare le partite se però poi non dico gli gira, però poco ci manca, perché è un giocatore che è stato abbastanza discontinuo nelle sue parentesi in Serie B, sia a Spezia che ad Ascoli, non è riuscito a ad essere sempre continuo nell'arco della stagione, ha avuto anche lui un po' di momenti di impasse, momenti in cui non ha convinto particolarmente, ma è un giocatore che, se ripeto, è in giornata, può essere molto può essere decisivo, ed è un'operazione anche importante poiché c'è quel diritto di riscatto lì che permette alla Vicenza di eventualmente anche riscattarlo, quindi operazione devo dire assolutamente importante per un Vicenza che strappa da Cruz proprio al Cosenza, e non mi sarebbe dispiaciuto vedere la Cosenza, però alla fine si accasa al Vicenza di mister stavo dicendo Bucchi di mister Bucchi stavo dicendo di mister Brocchi ovviamente. Ultima notizia, questa in casa Vis Pesaro, perché è ufficiale l'acquisto, l'arrivo comunque di Parrinello. Stiamo parlando di un terzino classe 2001 che firma un contratto triennale con la Vis Pesaro, giocatore che arriva a titolo definitivo dalla Pro Sesto, è iniziato infatti in Lombardia questa prima parte stagione, e Vis Pesaro che ci punta, una Vis che tra l'altro ha ceduto nell'ultimo periodo diversi calciatori in prestito in Serie D, sempre under, ma che adesso ufficializza proprio un under in entrata. Un'operazione importante per quella che è la dimensione Vis Pesaro, che è una squadra che lotta per la metà classifica, anche in playoff volendo, e sigla un giocatore di prospettiva, un classe 2001 che può sicuramente andare a rafforzare il reparto difensivo, nello specifico quello dei terzini. A questo punto però mi fermo. Ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi!